Come ogni inverno e come da tradizione, l'Associazione Nazionale Alpini, gruppo di Venaria Reale, ha ricordato tutte le penne mozze con una messa in suffragio. Al termine, la tradizionale bagna cauda. Siamo con il capogruppo Rino Sciacca. Noi come gruppo praticamente siamo 92 anni e ogni anno facciamo la messa delle penne mozze e praticamente con le penne mozze facciamo la bagna cauda per ricordare i nostri defunti che sono andati avanti. Oggi noi praticamente facciamo prima la messa, poi con la bagna cauda siamo qua già circa 120 persone, 120 coperti. E cercheremo di passare una giornata in allegria, sperando che tutte le cose vanno bene anche per il prossimo anno. Noi abbiamo anche altre attività. In pratica vendiamo le mele per la ricerca del cancro, facciamo il Teleton, siamo stati anche alla Piccola Reggia a fare la castagnata ultimamente, e facciamo il banco alimentare, abbiamo diverse attività. Purtroppo l'età va avanti e non è che c'è molti giovani, speriamo che col tempo qualche giovane si integra nel nostro gruppo. Per essere alpino innanzitutto bisogna provarlo a farlo e poi c'è uno spirito di corpo che ci ricordiamo i nostri amici. Io infatti personalmente mi ritrovo con i miei, dopo 52 anni di congedo, mi ritrovo ogni anno con i miei commilitoni. Entriamo in cucina per vedere come si prepara questa bagna cauda, piatto tipico piemontese. Com'è la ricetta della bagna cauda? La ricetta della bagna cauda noi mettiamo l'aglio a bagno la sera prima nel latte, poi lo scoliamo, poi il giorno dopo lo mettiamo a cuocere nel latte. Quando il latte è consumato ci si aggiunge le acciughe, l'olio e la panna. Oltre al bagno cauda, il menù di oggi? Il menù di oggi sono affettati misti, salame crudo, salame cotto, prosciutto cotto. Poi c'è la bagna cauda, poi ci sono bollito, testina con le salse comprese e i tortellini in brodo, formaggi, frutta e dolce. E ora il momento più atteso, sedersi a tavola in attesa della bagna cauda. Come tutti gli anni l'Associazione Alpini accoglie i soci e i soci alpini a questo evento di bagna cauda. Come sempre è sempre numerosa. Cosa dirvi? Do l'augurio e il buon appetito a tutti. Siamo contenti di una volta almeno all'anno di stare bene uniti. A portare il saluto agli alpini il presidente del Consiglio Accorsi. Sì, un saluto a tutti, ovviamente una giornata fantastica preceduta dalla messa con gli alpini. E questo è un momento di raccolta importante perché vede l'unione di tante persone e un ringraziamento particolare appunto va loro e la madrina.